tutti, eccoci qui per fare il video degli acquisti di febbraio, Mi scuso da subito se magari ho una faccia più cadaverica del solito, ma non mi sento molto bene oggi, quindi va bene, facciamo quel che si può, non demordiamo. E dico subito che in questo mese mi mancano le due uscite flashbook della fine del mese, che erano il volume unico After the Tempest in Late Summer e Noi per sempre, perché non le ho trovate in fumetteria e quindi le recupererò più avanti. Però se non sfruttavo oggi per fare il video non lo facevo più, quindi ho preferito iniziare. Una cosa, vi ringrazio sempre per tutti i commenti, siete molto carini, eccetera. E due cose, una è che finalmente ho messo a punto la lista dei manga che vendo. Appena l'ho messa su un Facebook, Bookmooch, siti forum vari, già ho avuto tante richieste, quindi grazie. Volevo fare un video apposito con le foto, eccetera, insomma, non so se lo farò davvero perché ci vuole un pochino di tempo. Però se siete interessati a sapere cosa vendo, magari mandatemi un messaggio privato e io vi do la lista. Non sono cose conosciutissime, perché le cose che avevo un po' più famose già le ho vendute. Però se magari siete alla ricerca di qualcosa di strano, può darsi che io ce l'abbia. Perché non ho Naruto e One Piece, per dire, per esempio, quindi inutile che me li chiedete. E un'altra cosa, varie persone mi hanno fatto notare che effettivamente non guardo mai in videocamera quando parlo. La triste realtà dei fatti è che io so che gesticolo tanto, mi muovo tanto quando parlo, quindi non riesco a fare a meno di guardare lo schermino della videocamera, è un brutto difetto che mi porto dietro. Io vi giuro che io ci provo ogni volta a pensare che devo guardare l'obiettivo, cercherò di sforzarmi, è un po' difficile per me, proprio mi sento stupida a guardare l'obiettivo e non guardare lo schermo. Vabbè, so difetti, che dobbiamo fare, ognuno c'ha i suoi, io c'ho questo soprattutto. Penso di aver detto tutto, in questo video all'inizio il mio adorabile figliolo sta dormendo, non so quanto questo stato di grazia durerà, quindi almeno per qualche minuto non avrete lamenti in sottofondo, quindi approfittiamone finché si può. E quindi adesso ho finito davvero e cominciamo subito. Partiamo con i fumetti occidentali, che sono due. Il primo è il numero 5 di Monster Allergy, pubblicato dalla GP Publishing a 3 euro in questo albetto spillato da una cinquantina di pagine. E la storia in questo numero è un pochino più tranquilla, con i nostri personaggi alle prese con l'inizio della scuola e anche a sistemare una faccenduola creatasi un pochino incautamente nel numero scorso. In più un nuovo personaggio appare alla fine del volume e sembra pronto un po' forse a scompigliare un po' qualche carta in gioco. È sempre molto carino per ragazzi, però molto molto godibile. A me i disegni e i colori piacciono tanto tanto. Spero che mio figlio vorrà leggerlo un giorno, perché lo trovo assolutamente adorabile e molto più intelligente di tante cose. E quindi per chi lo vuole, insomma, visto che costa poco, è comunque consigliato come lettura leggera e avventurosa. Abbiamo poi una cosa fighissima questo mese, che è il primo numero di Pick Up il Mito. È la raccolta di tutte le avventure di PK apparse su rivista, che esce con il Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport, se non sbaglio. Io ho solo questo primo numero, che era uscito a 2 euro più il prezzo del quotidiano. In realtà a mio marito gliel'hanno dato tranquillamente senza quotidiano, solo a 2 euro. Questa edizione sarà in 36 volumi, se non sbaglio, di cui i successivi però a 10 euro a botta, ne esce una settimana, quindi è una grossa spesa. Io e mio marito però abbiamo deciso di fare delle rinunce su altri fronti e abbiamo deciso di farci l'abbonamento, solo che praticamente mi spediranno pacchi da 6 a partire da aprile, cioè escono 6 numeri e poi mi fanno la spedizione a me, se spera, perché ovviamente il sito del Corriere è fatto talmente bene che tu gli mandi la richiesta di abbonamento, non c'è neanche un'email di risposta automatica, una di quelle schifezze, di quelle stupidaggini dell'email, gentile cliente, la tua richiesta è stata accettata, no, neanche quello, quindi si spera che arriverà sto pacco, perché ho deciso di pagare col bollettino a posteriori, perché penso sia più tranquillo, perché ho letto storie allucinanti di gente che pagava in anticipo i pacchi, quindi vabbè, paghiamo quando arrivano, che è meglio. Quindi vi parlerò dei volumi, insomma, quando mi arriveranno i pacconi da 6. È molto bello, io non conoscevo PK, cioè lo conoscevo di nome, e perché alcuni miei amici si compravano la rivista, però era il periodo in cui già in casa mia cominciavano a girare di meno le cose Disney, quindi non l'ho mai comprato.
però ne ho sempre sentito parlare come una serie bellissima, stupenda, meravigliosa. Anche filosofica, cioè fantastica, e quindi ho deciso di recuperarlo anche perché è uno dei pochi fumetti Disney che piaceva a mio marito quando era piccolo, quindi anche lui è stato favorevole a farmelo comprare. E devo dire che mi è piaciuto tanto, a parte i disegni, l'impaginazione effettivamente per l'epoca era rivoluzionaria, perché io mi ricordo com'era Topolino, quindi negli anni 90, insomma, non era proprio così. Storia assolutamente affascinante, personaggi altrettanto. Lo consiglio molto, cioè lo consiglio. Nel senso, ormai sono usciti già qualche numero e a quanto ho capito la continuity è importante in PK, non sono storie autoconclusive. Quindi spero per voi che l'abbiate iniziato, altrimenti se qualcuno si vuole fare l'abbonamento si può ancora fare sul sito del Corriere comunque. E l'ho fatto anche perché c'è il 20% di sconto sul totale. Quindi l'abbiamo fatto anche per risparmiare quei 50 euro che si buttano via, insomma. Quindi se è una spesona che potete fare, direi che ne vale la pena, anche se devo ancora leggere il seguito, però questo primo numero mi è molto molto piaciuto. Passati i fumetti occidentali, passiamo appunto ai recuperi invece. Abbiamo, come ormai consueto, 20th Century Boys, con i numeri 18, 19 e 20. Eccoli qua. Bellissimo, stupendo, appassionante. Per chi se lo può recuperare, leggetelo. Leggetelo anche per vie alternative, se potete, capite a me. Però leggetelo, insomma, che ne vale assolutamente la pena. Fino a questo numero mi mancano gli ultimi due numeri che la carissima Planet Manga ancora non vuole ristampare, nonostante il 21 non compaia neanche più nel loro sito online. Quindi se c'è neanche a dire qua scritto in arrivo, qua scritto esaurito, no, non ci sta proprio più. Quindi secondo me vuol dire proprio iper esaurito, no? Quindi quando caspita si decidono a ristamparlo, perché ormai, voglio dire, dovresti esserci arrivato, che tutti lo vogliono, tutti te lo chiedono e non si trova. Ecco. Comunque, grazie a una carissima, carissimissima ragazza, forse riuscirò a recuperare il 21. Spero. E spero di aver trovato una fumetteria in cui abbiano il 22. Ci cioè, devo riuscire a passare, questa settimana non ci sono riuscita, perché sono drogata, devo sapere come va a finire. Bellissima storia. E sempre per quanto riguarda i recuperi, però più che altro letture di mio marito che faccio, degli albi che ha in casa, ho letto il volume Onikokowa di Akira Toriyama, che nel lontano aprile del 2000 costava 7.000 lire, bei tempi. E adesso non lo so, cioè quanto costerebbe al cambio. E poi ve lo scrivo nel box informazioni, perché forse qualcuno non lo sa, non ci fa caso. Sotto la descrizione di ogni video metto sempre i volumi di cui parlo in quel video specifico, quindi comunque può essere utile per chi è interessato, eccetera. Qualcuno lo sa, qualcuno non se ne accorge, io lo dico. Vorrei sempre ricordarlo all'inizio del video, ma mi dimentico. Non fate caso agli urli, perché oggi c'è il derby Roma-Lazio. Io abito a Roma. Il nostro adorabile vicino è un laziale, ma anche se fosse stato romanista, è uno di quelli che devono insultare il prossimo quando tifano. Quindi se sentite degli urli non ci fate caso. Volume unico assolutamente delizioso, molto divertente, parla di alcuni piccoli mostri che vivono in un villaggio capitato sia da mostri che da umani. E vanno via tante piccole avventure che poi diventano grandi avventure andando avanti nel volume, molto molto divertenti, esilaranti. Mi dispiace che non l'abbia continuato Toriyama, perché secondo me aveva molto molto potenziale come serie. Divertente perché l'ha fatta subito dopo Dragon Ball. Molto molto carino. Se avete la possibilità, se costa poco, magari recuperatelo se siete fan di Toriyama. Del Toriyama magari anche più umoristico, stile primo Dragon Ball, ecco. Veramente delizioso. Abbiamo poi sempre delle letture di mio marito, sempre rimanendo in tema Toriyama, abbiamo il numero 4 di Dr. Slump e Arale, sempre molto divertente, simpatico, con la comparsa in questo numero degli alieni che hanno il sedere sulla testa, fantastici. E illustrazioni secondo me sempre molto carine, curate. Bello bello volume, mi sto divertendo veramente veramente tanto. Allora, sempre per i recuperi, però in realtà questo è un mio volume che ho avuto modo di rileggere, quindi ve ne parlo velocemente. Avrei voluto farci una recensione, però il tempo manca. Che è Indigo Blu di Ebino Yamaji, pubblicato dalla cosa K Edizioni a 11 euro nel 2007. Io l'ho comprato quando è uscito. Questo è un manga yuri, quindi un manga a tematica omosessuale tra donne, diciamo, parla quindi di un rapporto omosessuale tra donne, anche se in realtà la situazione è un po' più complicata in questo titolo, perché la protagonista, Rutsu, è una scrittrice, ha un ragazzo, insomma,
Comunque però non si sente pienamente appagata, sente che c'è qualcosa che manca, insomma, anche se non riesce bene a esternare questo suo sentimento. Un giorno incontra Tamaki, per caso, che è una donna che riesce a intuire un qualcosa scritto in un racconto di Rutsu, che la stessa Rutsu non aveva mai avuto il coraggio di ammettere con gli altri e con se stessa. Coglie un dettaglio particolare in uno dei suoi racconti e quindi inizia una frequentazione tra queste due donne. Rutsu si sente sempre più attratta da Tamaki, che è lesbica, dichiarata, insomma. E quindi Rutsu, quindi, da una parte è attratta da Tamaki, dall'altra non riesce a lasciare del tutto il suo ragazzo Ryuji, e quindi si creerà un triangolo. Se questo triangolo reggerà, scoppierà, cosa succederà? È scritto in questo volume. La Competizione ha pubblicato altre due opere di questa autrice, sempre a tematica Yuri, che sono Love My Life e Free Soul, però io non le ho queste due opere, mi riprometto sempre di recuperarle, ma visto il costo poco amichevole di questi albi ancora non li ho recuperati. Sia di disegno è particolarissimo per questa autrice, un tratto estremamente raffinato, sobrio, ma funzionale alla storia. A me piace moltissimo, però sicuramente è un manga molto adulto e quindi se siete interessati vi consiglio una sfogliata prima in fumetteria. Comunque è molto molto delicato e molto intenso secondo me. Sempre per il recupero ho letto poi il numero 17 per One Piece e Chopper è il mio personaggio preferito al momento, che entra finalmente nella ciurma alla fine di questo numero. Molto molto divertente, commovente, esilarante, non pensavo, mi piace sempre più. Per i recuperi, questo invece l'ho proprio comprato in questo mese, anche se è uscito un pochino di tempo fa, è Ricatte Kanji, una novellina a Tokyo, di Rika Takashima, pubblicata dalla Rare Books a 12 euro. Ricatte Kanji è un altro manga a tematica Yuri, due Yuri questo mese, così. E è disegnato innanzitutto con uno stile particolarissimo, molto pop, molto stilizzato. Molto divertente, all'inizio è un po' strano, fa un po' strano leggerlo in questo modo, ma poi ci si fa l'abitudine, la lettura risulta anche molto più simpatica e frizzante con questo stile di disegno. In pratica la storia è molto semplice: Rika è una ragazza che si iscrive all'università a Tokyo, lei viveva in provincia, per poter, oltre per l'università, ma in realtà il suo vero scopo è quello di poter vivere tranquillamente la sua omosessualità, perché lei è lesbica, ma nel paese dove viveva non trovava nessuno, insomma. E quindi si trasferisce a Tokyo. Quindi ci sono vari episodi di Rika che cerca di ambientarsi a Tokyo nella comunità lesbica, diciamo così, e farà nuove amicizie, nuovi amori e altro. Molto molto divertente e leggero, un racconto molto spensierato, non è neanche spinto, devo essere sincera, l'ho trovato assolutamente delizioso e divertente. Molto frizzante, il prezzo non è esattamente basso, però magari per chi vuole una lettura un po' diversa. Poi lo consiglio sicuramente per chi è un po' più adulto, ecco. Finiti i recuperi, passiamo alle serie che si sono concluse in questo mese. La prima serie è Anastasia Club di Chiyo Saito, pubblicata a 5,90 euro da Ronin, con questo volume 5, che è un volume in realtà di storie brevi successive alla storia principale di Anastasia Club, numero in cui sono protagonisti soprattutto Kamui e Takuto. E viene in realtà una cosa buona è che viene approfondito molto del passato di Takuto, cosa che era un po' tralasciata nella serie principale. Quindi, ovviamente, una conclusione simpatica, niente di che dove vorrei dire per questo manga in genere. Non è che mi abbia entusiasmato particolarmente. L'ho trovato piacevole, ma nulla di più. Preferisco altre opere della Saito, sinceramente, però la componente un po' di mistero, di investigazione, di storia dell'arte, lo rende indubbiamente un titolo interessante. Andiamo poi all'ultimo numero per Itazura na Kiss di Kaoru Utada a 7,90 euro dalla Magic Press. Ultimo numero per questo shoujo divertente, simpatico, frizzante, che non risente affatto degli anni che si porta dietro. E il finale. Come forse molti di voi sapranno, l'autrice purtroppo è morta quando mancavano gli ultimi capitoli alla serie. Però la Magic Press aveva sempre detto, insomma, Alberto Galloni aveva sempre detto che il finale comunque è estremamente coerente, nonostante mancassero alcuni puntini sulle i, però concludeva molto bene la serie. Io sono assolutamente d'accordo, perché non faccio spoiler, però è vero, mancano forse la soddisfazione di vedere alcune piccole cose sulla fine. Però in realtà quello che c'era da dire è stato detto tutto.
veramente sono rimasta assolutamente soddisfatta. Una serie shoujo che io consiglio veramente tanto perché ha un buon rapporto qualità-prezzo, perché i volumi a 7,90 sono sempre molto massicci e perché è stato il prototipo di tante cose venute dopo, di tante commedie venute dopo, e quindi è meglio provare questo di tanti altri shoujo copiati. Devo dire che è stata una dura lotta a scegliere tra questo e quello che è stato il mangozzo e quello che è il mangozzo d'oro, che poi ho effettivamente appunto scelto. Quindi consigliatissimissimissimo, è una serie che sono veramente contenta di avere in libreria. Abbiamo poi il secondo e ultimo numero di Pretty Guardian Sailor Moon Short Stories. In questo modo si chiude con del tutto la saga manga dedicata a Usagi e alle combattenti alla marinara. In questo momento non lo sapevo, sono stata contentissima perché era racchiuso tutta l'arco dell'amante della principessa Kaguya, che era una storia lunga che era apparsa su K Magazine divisa in più parti anni e anni fa. E io ne avevo solo due di queste parti perché era il periodo che i miei non mi compravano altri giornaletti oltre a Sailor Moon. E quindi poi ho recuperato gli arretrati nelle mie fumetterie anni dopo, non avevo mai trovato i numeri che mi servivano, quindi stavolta l'ho letta per intero e devo dire. Quando ero più piccola, ovviamente mi aveva fatto un effetto travolgente, appassionante, incredibile. Ora molto meno, ma l'ho trovato molto godibile. In più c'è un'altra storia su Rei, che era contenuta nel volume pubblicato dalla Star Comics anni fa. E poi un'altra storiella finale, un po' stupida, però simpatica. Ovviamente consigliato solo e soltanto ai fan di Sailor Moon, perché gli altri lo troverebbero abbastanza palloso. Però devo dire, un buon volume.